Beh, è chiaro che l'emergenza ha sollecitato tutto il mondo accademico, è altrettanto chiaro che Dipartimento di Scienza della Vita e di Scienze Mediche sono stati i più coinvolti in questo tipo di attività, ma anche il settore dell'ingegneria ha portato il suo contributo per le sue specificità, che vanno in diverse direzioni e queste diverse direzioni hanno risposto. E da qui la necessità di avere un gruppo di coordinamento che in qualche modo veicolasse all'interno del Dipartimento stesso e facesse da interfaccia col mondo esterno per le esigenze che venivano manifestate. Coordinamento all'interno per condividere e verificare la complementarietà delle competenze verso l'esterno per ricevere sollecitazioni e dare risposte. I progetti ovviamente sono ampi ed eterogenei perché appunto rispecchiano la realtà di ingegneria che è eterogenea, nonostante queste attività vengano raccolte in un unico nome, ingegneria, architettura, la realtà è che ingegneria riguarda competenze estremamente diverse e quindi ogni settore ha contribuito con le proprie competenze. Esempio, ci sono i colleghi di bioingegneria che si occupano di gestione di integrata di dati di pazienti e quindi si sono preoccupati subito di convertire le proprie competenze nella direzione della gestione dei dati patologici dei pazienti e quindi monitoraggio continuo, integrazione delle informazioni attraverso appunto le tecniche di deep learning che sono reti neurali che gestiscono l'informazione e forniscono risultati. Questa è un'attività che è stata sviluppata dal collega Accardo e dalla collega Sara Marceglia di Milano e finanziata dalla Regione Lombardia, così come la Sara Marceglia sta seguendo un pre-progetto europeo sulla valutazione dei danni neurologici prodotti dal virus su circa 10.000 pazienti, e in quanto si è scoperto appunto che c'è una residualità, sia in termini di incidenza di cicatrici nei polmoni, ma anche appunto nel cervello con delle patologie tipiche. Quindi attraverso tecniche di big data, analisi di una notevole quantità di dati, si desidera studiare questo tipo di patologia residua. Anche questa è stata finanziata dalla Regione Lombardia. Ci sono altri finanziamenti perché l'emergenza ha portato come conseguenza una riorganizzazione delle varie strutture. Quindi qui ci sono i gruppi di logistica, di traffico, che in qualche maniera hanno lavorato sulla rischedulazione di eventi. Cito il collega Pozzetto che si occupa essenzialmente di riorganizzazione e ottimizzazione dei flussi interni alle aziende. Immagino che sia quindi turni, come organizzare i turni in modo tale che non ci siano interazioni tra le persone, come organizzare la produzione interna, come all'interno di un'azienda, come organizzare i movimenti all'interno dell'azienda. Quindi capite che sono diciamo, situazioni derivate dall'emergenza, ma molto importanti dal punto di vista dell'ottimizzazione delle risorse, dei tempi e quindi riduzione dei costi in questa direzione. C'è poi appunto da citare la collega Sabrina Prickl che ha avuto un finanziamento da parte della Regione Lombardia. Questo finanziamento in collaborazione con San Raffaele e altre entità di ricerca della Lombardia sull'ipotesi di lavoro che riguarda il perché nella Val Seriana, nel Bergamasco, c'è stata questa notevole incidenza. L'ipotesi è che ci siano delle interazioni di carattere genetico
che in qualche modo abbia amplificato l'impatto del virus in quella zona. Quindi la collega, che è una eccellenza mondiale nel settore della simulazione farmaci, cellule e tutto questo apparato è coinvolta in questa attività in quanto è in grado, sta studiando appunto le possibili mutazioni, simulando le possibili mutazioni per vedere se le combinazioni tra mutazioni del virus e genoma locale sia effettivamente una causa di amplificazione dell'impatto del virus. Quindi, come vedete, per poi arrivare alla collega di urbanistica che sta riorganizzando i flussi delle città turistiche in modo tale che il turismo sia possibile, soprattutto nelle città d'arte, senza problemi. Sto parlando della professoressa Margheciani, così come della professoressa Scavuzzo, che si sta occupando di edifici in sicurezza. Quindi, come vedete, un ventaglio estremamente ampio che vede le competenze di ingegneria messe in gioco su questi particolari problemi che immagino possiate comprendere come abbiano investito tutti i ruoli della società, tutti i luoghi della società e quindi si richiedono riorganizzazioni, si richiedono studi, si richiedono approfondimenti ed è quello che si sta facendo in qualche modo. Beh, è chiaro che il Dipartimento di Ingegneria, come dicevo prima, non ha un impatto diretto sulla patologia in sé, ma può organizzare il mondo circostante, può fornire attrezzi. Il collega Vanni Lughi poi vi spiegherà ancora di più come il Dipartimento di Ingegneria lavori e quindi ci sono questi benefici in termini di materiali, in termini di conoscenze, in termini di applicazioni di nuove tecniche che permettono una riconversione della vita, della società, dei vari aspetti della società, logistica, smart working come viene chiamato, lavoro a distanza e quindi con procedure ottimizzate che minimizzano i costi e ottimizzano i tempi, per esempio. Quindi si va dagli oggetti reali, veri e propri, che possono essere, mi viene in testa l'utilizzo dei raggi ultravioletti per la sanificazione, fino ad arrivare appunto ai nuovi attrezzi basati su intelligenza artificiale che permettono alla realtà esterna di affrontare l'emergenza, riprendere una vita normale o quasi normale in sicurezza, senza soverchi preoccupazioni di essere contagiati o di contagiare. Questo è quello che può fare il Dipartimento di Ingegneria. Una delle aree del Dipartimento di Ingegneria e Architettura che si è occupata di alcuni aspetti dell'emergenza Covid è l'area, di materiali e di ingegneria chimica. Diversi colleghi si sono occupati di questi aspetti, come la professoressa Prickel, il professor Bevilacqua. Quello che vi racconto è quello che è stato fatto in area relativa ai dispositivi di protezione individuale. I dispositivi di protezione individuale sono stati utilizzati e vengono utilizzati in questo momento di emergenza Covid in grandissime quantità e quindi recuperare, riutilizzare questi oggetti in questo periodo può ridurre grandemente i volumi di rifiuti speciali e la necessità di approvvigionarsi di questa tipologia di dispositivi che comunque è alquanto onerosa. Quindi per poter recuperare questi dispositivi di protezione individuale è necessario verificare che siano che mantengano le proprietà al nuovo, che anche una volta sottoposti a processi di sanificazione continuino a comportarsi, a resistere, a tutte le sollecitazioni come i dispositivi nuovi. Un esempio sono le tute, oltre che alle mascherine di protezione
per il viso, oppure le tute per la protezione integrale, diciamo. Questo è un esempio di tuta che è stata effettivamente sottoposta a un processo di sanificazione. Noi tagliamo questa tuta secondo campioni standard in accordo con le normative e li testiamo per esempio con questa macchina sotto varie forme, quindi la tiriamo, diciamo, prendiamo i pezzi di tessuto e li tiriamo, li laceriamo, li sottoponiamo a delle trazioni particolari che mostrano un processo di lacerazione, oppure li possiamo perforare, ad esempio come questi campioni con questa tipologia di punteruoli, ottenendo così delle misure che sono delle misure oggettive e che possiamo confrontare con le proprietà che il produttore dichiara per questi materiali al nuovo. Se queste proprietà sono conformi con quello che è dichiarato dal produttore, allora la tuta è effettivamente riutilizzabile. Lo studio di questi dispositivi di protezione individuale in realtà ha degli aspetti di ricaduta sulla società, per esempio sull'economia degli ospedali, ad esempio, che è immediata, però ha anche una ricaduta in ambito scientifico di medio-lungo termine. Quello che facciamo, oltre a testare la utilizzabilità di queste tute, è anche capire il perché eventualmente si degradano e come si degradano. E quindi in questo laboratorio cerchiamo di mettere insieme gli aspetti, diciamo, di degrado chimico che un processo di sanificazione può portare con gli aspetti di degrado morfologico, per esempio attraverso la microscopia, e con gli aspetti appunto relativi alle proprietà meccaniche e quindi alla performance del dispositivo stesso. Quindi, oltre ad avere un impatto, diciamo, diretto sulla società, l'idea è anche di cercare di capire come poter migliorare questi materiali in chiave di medio-lungo termine.